3, 2, 1. Radio Orientale On Air. Internet for Peace, le nuove tecnologie per un mondo migliore. Ai nostri microfoni Carlo Infante, tra i relatori dell'evento Internet for Peace, oggi qui all'Orientale. Come crede sia possibile superare il digital divide? Ma il digital divide è dentro di noi. C'è un problema infrastrutturale, che è la questione dell'accesso tecnologico, portare l'alta banda possibilmente nel territorio italiano, che è un territorio complicato, non siamo la Spagna o la Germania, cioè noi siamo orograficamente complessi, e questo comunque è uno dei problemi strutturali per quanto riguarda l'infrastruttura, ma il problema è psicologico e culturale, se non addirittura antropologico, intergenerazionale. Qui c'è una componente di società che non vuole l'accesso ad internet, quindi non è solo un problema di infrastrutture. Quindi anche quando si parla di Internet for Peace dobbiamo chiarire queste cose. Internet è un luogo dei conflitti generazionali in primo luogo, ma anche di assetti culturali. C'è proprio nelle redazioni dei giornali, delle radio, delle televisioni, c'è gente che non ne vuole sentire parlare perché percepisce di essere inadeguata, e la classe dirigente non sopporta quella gente assiepata, sono tutti sottoboschi, non ne vuole sentire parlare perché percepisce che verrà scalzata via da questa onda, che è un'onda non solo di rinnovamento. On dice rinnovamento, no, non è rinnovamento, è riconfigurazione. E l'inversione a U. Parole tag di questo evento. Dialogo. In uno degli interventi ho visto una prima slide che diceva conoscere per dialogare. E io ho pensato, quando io intervengo voglio replicare a questa sua battuta. Poi lei alla fine ha messo una slide dove ha scritto comunicare per conoscere. E sono stato contento, mi sono acquietato. Ecco, dialogo è la parola fondamentale. La seconda parola riguarda la comunicazione. Il dialogo ci fa capire come possa essere oggi comunicare. Non è più il comunicare a, ma il comunicare con. Quindi interattività. Web 2.0, perché è il modo per capire come internet sta cambiando. È la seconda fase della rete, superata la fase editoriale. Stiamo entrando dentro la fase... Siamo già dentro da un bel pezzo, però molti lo stanno capendo solo da qualche anno. Il web partecipativo, creato dagli utenti, generato dagli utenti. Questo è un elemento fondamentale per capire cosa possa diventare internet e cosa possa significare comunicare per conoscere. È fondamentale la comunicazione intesa come condivisione, che è un ulteriore salto di qualità. Dialogo, comunicare, interattività, condivisione. La condivisione è un valore economico, bisogna rendersi conto che l'economia deve essere rifondata, ecco, sono tutte tagghe queste, condivisione, nuove forme dell'economia cooperativa, rendersi conto che il web 2.0 sta creando questa opportunità. Io metterei dentro performing media, che è una mia parola chiave, che significa fondamentalmente mettersi in gioco, a partire dal proprio corpo, il medium corpo, il medium alfabeto, il medium web, il medium interaction design, no, tutti i device, tutti i sistemi che abbiamo, i cellulari, le cose, dobbiamo performarli, usarli, giocarli, e questo è un concetto aureo. Grazie per essere stato ai nostri microfoni. Internet for Peace, le nuove tecnologie per un mondo migliore.